Andrea, prima che inizi a piovere, ho il quadernino rosso che significa classifica e a questo punto le migliori scarpe per tallonatori. Innanzitutto, come stai? Ciao Max, ciao a tutti, sto freddo. Stamattina si moriva dal caldo, adesso piove e fa freddo. Dobbiamo cercare di muoverci perché comunque alla fine questa classifica è fondamentale, perché faremo nei prossimi giorni un video per capire quanti sono i tallonatori in una gara veloce, e quindi è interessante. Comunque la prima caratteristica di una scarpa per tallonatori è che il differenziale, il drop, sia comunque alto, perché comunque questa cosa facilita l'appoggio di tallone. Assolutamente sì, e che abbiano tanta schiuma nel tallone, secondo me. Ovviamente il secondo aspetto invece è che la conchiglia sia molto sostenuta, perché colleghiamo comunque chi corre di tallone al fatto che appoggi più indietro rispetto a una persona che appoggia di avampiede. Ti sento un po'... sei un po' confuso oggi pomeriggio. Stai pensando già al caffè di dopo? Il tallone poi deve essere anche curvo, perché comunque questo facilita lo smorzamento delle forze. Questa l'hai letta, questa l'hai copiata da qualche parte, dai. È palese, sai, cambia qualcosa, vabbè. No, no, ma si chiama heel bevel. Sì, sì. Cos'è che è? Beetle? Va bene, al decimo posto, non l'abbiamo utilizzata ancora, ma lo faremo molto molto presto. Abbiamo però il modello precedente. Stiamo parlando delle New Balance Fresh Foam 1080 V12. Cosa ne pensi? Ma guarda che goccioloni vengono giù, speriamo che non venga la grande. Penso che hanno una schiuma che è super, non mi ha mai convinto la Tomai, adesso vediamo con le V12 quando ci arrivano. E sì, sicuramente sono scarpe per tallonatori, questo è fuori dubbio. Avevi visto che comunque anche il battistrada non era comunque il migliore del mercato, però adesso vediamo con il nuovo modello. Invece al nono posto, una scarpa che abbiamo testato, amato e ci è piaciuta tanto. Oh, spostiamoci lì sotto. Andrea, spostiamoci perché qua è un casino. Come si dice in italiano, the show must go on, quindi alla fine ti stavo dicendo, le Adidas Solar Glide 5, quelle arancioni, le abbiamo messe al nono posto. Cosa ne pensi di questa scarpa? Solar Glide, non è che lo dici benissimo questa. Effettivamente no, hai ragione. Devo dire che lei, al contrario della Adistar, è più da tallonatori. La Adistar mi faceva correre tanto di avampiede, lei comunque è una scarpa per tallonatori. Ha tutte le caratteristiche che abbiamo detto prima e ha tanta schiuma sotto, quindi... sì. Invece Andrea, all'ottavo posto abbiamo messo in casa Puma le Puma Magnify. Max, te non devi più ascoltare la gente, questo non tagliarlo. Un saluto. Se voi fate le richieste a Max è un po' come i vecchi DJ, quando andavi in discoteca e gli chiedevi le canzoni, lui te le mette tutte, adesso non te le mettono più le canzoni che richiedi. Cosa ne pensi di questa scarpa? No, no, sto pensando che col nitro hanno fatto centro e ci piace, è morbido e quindi direi che vanno benissimo. Invece Andrea, al settimo posto, l'abbiamo detto, ha un problema, però comunque è un'ottima scarpa, le New Balance Rebel 2, cosa ne pensi di questa scarpa? Sì, quante New Balance stai mettendo? C'è stato qualcun altro che si è lamentato che non avevi messo abbastanza New Balance nei video. No, intanto ti voglio dire una cosa, se quella che sto pensando non è al primo posto, io non voglio che venga pubblicato il video. No, Rebel sì, diciamo che anche loro hanno fatto una mescola super e quindi la scarpa rimane molto buona anche per i tallonatori, tant'è che anche per gli avampiedisti, quando sono stanchi che tallonano, va benissimo. Chiaramente ha una durata piuttosto limitata dovuta al fatto che la Tomaia si rompe, però va bene, è comunque... è davvero un'ottima scarpa. Da chiedere alle mamme o alle nonne se riescono a cucirla in qualche maniera. Invece Andrea, al sesto posto in casa Mizuno metterei le Sky 5, che sono scarpe che ci sono piaciute tantissimo e che secondo me potrebbero andare bene ai tallonatori. Cosa ne pensi? Sono molto d'accordo, Max, perché rispetto alla Rider, ma anche alla ultima, sono scarpe che... sono molto più adatte per i tallonatori, sono molto più protettive e hanno un bel tallone pieno. Anzi, direi che se avessero la suola in Vibram sarebbero scarpe perfette per fare i trail anche.
probabilmente si potrebbe anche inserire le Wave Rider 25, però la scelta è unica e quindi siamo andati di questa. Invece al quinto posto in casa Saucony abbiamo inserito le Ride 15, che sono sicuramente ottime scarpe e che sono davvero molto ammortizzate nonostante il peso sia limitato. Direi che la Ride 15 ci può stare, ti fa anche correre di avampiede, diciamo che con la scarpa l'avevamo detto che ti asseconda comunque nella corsa. Credo che la più da tallonatori in casa Saucony sia la Triumph, ma l'ultimo modello non l'abbiamo ancora testato, abbiamo testato la Ride 15 per ora e quindi mettiamo dentro lei. Lascio il dubbio, ma credo che la Triumph possa essere più da tallonatori che la Ride. Che poi il Power Run Plus dura all'infinito, quindi è una scarpa che in realtà potrebbe consentirvi, è un segreto di Pulcinella, di essere davvero la vostra scarpa dell'anno per tutto l'anno. La scarpa dell'anno per tutto l'anno? Se la usi a Capodanno. No, ha smesso di piovere comunque, ci siamo nascosti qua sotto, io sono riparato contro il muro, ma almeno non c'è neanche più vento, sto un po' meglio. Invece Andrea al quarto posto è una sola scarpa per azienda, ad eccezione delle New Balance, abbiamo inserito in casa Hoka le Bondi X, che hanno davvero una grande presenza di gomma nella parte posteriore e consentono comunque di correre anche molto velocemente. Direi che ci sta, perché avrei messo le Bondi normali, ma essendo la classifica delle migliori scarpe per tallonatori, in effetti la Bondi X è super, perché è la scarpa per chi non può permettersi una super shoes, intendo non può permettersi come peso una super shoes, può usare la Bondi X, che è la migliore. Sarebbe davvero geniale se vi potessi iscrivere al canale per non perdere ulteriori recensioni e classifiche. Scriveteci qua sotto quali vi interessano, nei prossimi giorni li faremo senz'altro. Al terzo posto della classifica non abbiamo messo né il Minion Carota né il Minion Peperone, ma le Nike Pegasus 39, che sono state appena lanciate e che secondo noi hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo e comunque consentono di correre di tallone. Non abbiamo ancora fatto chiarezza sulla mescola, e io sono convinto che sia uno Zoom X o qualcosa del genere, invece è React, ma se fosse React l'hanno migliorato di brutto e lo rimetterei su molte altre scarpe. Anzi, adesso arriva l'Infinity React, vediamo. Direi che è una scarpa polivalente anche lei, perché è una scarpa che va benissimo per i tallonatori, ma è una scarpa che va benissimo anche per chi corre di avampiede. Direi che fa la sua sporca figura per tutte e due. Invece Andrea, al secondo posto abbiamo messo in casa ASICS, una scarpa che è migliorata tantissimo e della quale abbiamo fatto una recensione completa. Stiamo parlando delle Nimbus 24, cosa ne pensi? Ma credo che sia praticamente obbligatorio, si giocava al primo posto con un'altra scarpa che ho in mente. Non l'abbiamo messa, anzi credo che non sia stata messa al primo posto, perché anche lei comunque non mi è dispiaciuta per correreci in avampiede, quindi è una scarpa per tallonatori fatti e finiti. Però se ci corri di avampiede ci riesce ad andare tranquillamente. Invece Andrea, al primo posto eravamo un po' indecisi, poi alla fine ovviamente la giuria popolare ha votato per questa scarpa. Stiamo parlando di una scarpa che ha davvero il miglior rapporto qualità-prezzo. Si chiama in casa Brooks Ghost 14. Cosa ne pensi? Te l'ho detto che non avrei fatto il video se non l'avessi messa al primo posto. Beh, lei, la Nimbus, sono le regine delle scarpe per i tallonatori, tant'è che spesse volte le vedi ai piedi degli amatori. Il difetto grosso di questa scarpa è per quel motivo lì che l'ho voluta mettere al primo posto, io ho combattuto, è che è una scarpa per gli avampiedisti è difficile da utilizzare, perché comunque ti porta sempre a correre di tallone, diciamo, in riposo. Sono stramortizzate, per di più adesso con la nuova mescola, anche la Glycerin, sono spaziali. Soprattutto la Glycerin con la nuova mescola su spaziali, quindi è scarpa per tallonatori doc e con un'ottima mescola e un'ammortizzazione top. Beh, sicuramente poi il prezzo comunque incide sulla scelta e le nostre classifiche comunque ne tengono in considerazione. Le Ghost costano leggermente di meno, forse sono meno premium rispetto alle Glycerin, però comunque è davvero una scarpa eccezionale per questa tipologia di podisti. L'ultima domanda che ti faccio, Andrea, è: cosa suggeriresti a chi volesse migliorare la tecnica di corsa e quindi
magari non più tallonare, ma invece correre di avampiede. È un grosso problema questo che mi stai dicendo, perché ho visto degli atleti, poi mettici il blip, ma dicevo, ma come cazzo corrono, che corrono tutto sulle punte dei piedi, perché sembra quasi una bestemmia tallonare e quindi corrono sulle punte e sembrano delle ballerine. E quando gli dici, ma quindi cosa stai facendo? E mi dicono, no, perché tallonavo, invece così corro di avampiede, e ti dico una roba terribile. Ho visto negli anni che più corri, vuol dire che corri tanto tipo me e te, la tecnica di corsa comunque migliora. Esercizi al massimo di propriocettività e capire davvero cos'è l'avampiede, cos'è il tallone, eccetera, eccetera. Perché facendo così capisci qual è il punto di appoggio, eccetera, eccetera. Sicuramente sforzarsi a correre solo di avampiede così e fare tutte le corse, a parte che deve essere stressantissimo, ripeto, lo dico sempre, la corsa deve essere naturalezza, e poi vedo di quelle robe da fuori di melone, correre davvero sulle punte come le ballerine è terribile. Per di più dopo si fa tutti male perché corrono male, non è naturale, è un casino. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni faremo ulteriori classifiche, scriveteci qua sotto quali vi interessano. Noi andiamo finalmente a berci un coffee, questo video è stato un po' travagliato tra lo spegnimento della telecamera perché ci sono 100 gradi qua, ma anche la pioggia. Ci vediamo alla prossima, ciao! Oh, noi facciamo le classifiche perché così non ci dovete più chiedere in privato, peso 72,5 kg, devo correre a 4,30, una maratona non omologata, cioè abbiamo fatto le classifiche, andate a rivedervele, anche perché abbiamo, io credo al giorno, sempre circa 40-50 chat attive su WhatsApp. Su Instagram me ne arrivano ancora un po', e immaginati tu tutte queste robe qua, ognuno con la sua casistica. Credo che su questo siamo abbastanza bravi, riusciamo a, cioè, o meglio, con tutte le classifiche che abbiamo fatto rispondiamo a tutte le domande. In più, se guardate i video ci supportate, quindi per cui per assurdo è tirarci la zampa sui piedi anche rispondervi su Instagram. Supportateci anche con i coffee, anche perché Max continua a dirmi che non mi prende più le scarpe se non arrivano i coffee, quindi per cui abbiamo bisogno di coffee. Ho bisogno di coffee. Più coffee, più pro depodista. Più coffee per tutti. Ciao. Ciao, grazie, vi vogliamo bene.